Non lo so. Dov'è Simona? Ma tu torna tra 28 giorni! Ciao a tutti amici di YouTube. Come naturopata mi chiedono spesso informazioni sull'equilibrio femminile in chiave naturale, soprattutto per la sindrome premestruale con i suoi sintomi e disturbi ben precisi. Ho pensato di rispondere un po' a tutte le donne che soffrono di questo disturbo con questo video. Perché questa situazione può essere molto fastidiosa per chi la vive, e diciamo pure la verità, anche per chi la subisce indirettamente, familiari, colleghi, amici, eccetera. Ma prima di descrivere i rimedi classici secondo la naturopatia, mi soffermo un attimo sul significato simbolico della sindrome premestruale. Potrebbe colpire di più le donne che non si sentono sufficientemente capite dal loro compagno o che hanno subito una sensazione di incomprensione da parte del padre quando erano bambine. Sembra che la sindrome premestruale colpisca di più le donne con scarsa autostima o poca fiducia in loro stesse. Il corpo trova sempre un modo di somatizzare le situazioni difficili dal punto di vista emotivo e le trasforma in blocchi energetici e poi fisiologici. Dal punto di vista fisiologico, in quei giorni il corpo utilizza molte energie per mantenere tutto in equilibrio. In realtà sarebbe contento se noi riducessimo un po' gli impegni per non portargli via tutte le risorse in attività esteriori. La vita di oggi non concede spazi e tempi dedicati nei giorni prima e durante il ciclo ed è comprensibile, bisogna lavorare, bisogna essere attive, ma possiamo fare lo stesso. Qualcosa. Sapete cosa? Possiamo mettere in agenda un po' di tempo per coccolare noi stesse, anche 10 minuti al giorno. Meditazione, un po' di relax, buon libro, un bel film a casa sul divano. Insomma, rallentare un po' e prendersi un impegno extra in meno farà sicuramente bene alla nostra fisiologia. A questo proposito vi consiglio di guardare dopo questi tre video. Sono delle interviste che ho fatto diversi anni fa ad Alexandra Pope, un'esperta di mistica del ciclo femminile. Interessantissimi. Il problema con la sindrome premestruale non sono solo i sintomi fisici come gonfiore, ritenzione idrica, tensione al seno, dolori a pancia e schiena, ma anche il fatto che spesso, sì, ammettiamolo, in quei giorni si cambia carattere. Si passa dalla normalità a uno stato che può essere di due tipi in base alla prevalenza di un ormone rispetto a un altro. Si può vivere una depressione abissale, un blues cosmico, dove ogni minima situazione genera flussi di lacrimevole vulnerabilità. Oppure un'insofferenza esistenziale dove ogni minima situazione diventa una miccia per accendere la rabbia e scatenare l'aggressività. Quella è la parola d'ordine. Credo che ciascuna di noi, in un modo o nell'altro, possa ritrovarsi in queste parole. Cosa ne dite, amiche mie? Ma per fortuna la naturopatia descrive una sinergia di rimedi validi ed ora vi descrivo, in base alla mia esperienza di naturopata, i tre più semplici e più efficaci. 1. Minerali zinco e rame da assumere insieme in forma di oligoelementi, cioè minerali in traccia. 2. Olio di enotera da assumere in forma di perle che contengono l'olio. E 3. Un integratore che contenga una miscela di vitamine e minerali insieme. La naturopatia consiglia di assumerli tutti durante tutto il mese, anche con il ciclo, al mattino a colazione, il momento migliore. Per le dosi seguite le indicazioni riportate sulle confezioni erboristiche. Il sistema ormonale, per funzionare bene, ha bisogno di queste sostanze, altrimenti si presentano scompensi e squilibri che si riflettono nella sindrome premestruale.
Questo insieme fornisce una serie di sostanze nutrienti che secondo la naturopatia possono essere carenti, soprattutto per chi consuma cibi light, segue una dieta dimagrante o un regime per non ingrassare, o comunque segue un'alimentazione poco specializzata. Il corpo femminile, per organizzare le varie fasi del ciclo lungo il mese, ha bisogno di riserve supplementari di nutrienti come minerali, vitamine, acidi grassi, zuccheri, aminoacidi, e se non sono disponibili più che abbondantemente, manifesta i sintomi della sindrome premestruale. Per questo la naturopatia e un'alimentazione corretta sono utilissimi. Queste indicazioni naturopatiche e altre per oltre 100 disturbi le trovate in uno dei miei 4 manuali di salute naturale, in particolare il manuale moderno di naturopatia, di cui metto info nell'info box qui sotto. Piaciuto questo video? Mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per tante altre informazioni sulla salute naturale, basta iscriversi al mio canale. È facile, basta un click, così. E attivate le notifiche, così YouTube vi avvisa appena esce un nuovo video. Fate come me, diventate portatori sani di salute naturale. Condividete queste informazioni con i vostri amici e sui vostri social. Sono semplici accorgimenti naturali, ma potrebbero fare la differenza per molte donne e anche per chi è vicino. Ricordate che per noi donne il sistema ormonale regola tantissimi aspetti collegati anche alle funzioni cognitive, emotive e performanti. Per questo bisogna averne sempre una grande cura e fare anche prevenzione, naturalmente. E noi ci vediamo il prossimo video. Ciao! Ma tu torna tra 28 giorni! Può essere...